MVP della finale Ennio Leonzio. Rivogliamo raccontare un po' quella partita a distanza di una settimana abbondante dal sogno Serie A che avete centrato? Guarda, ci ho messo forse 2-3 giorni a capire quello che ho fatto, quello che avevamo fatto. È stato un cammino molto lungo, pieno di sudore, lavoro, allenamenti, veramente incredibile. Meno male che siamo riusciti a coronare questo sogno. Ennio, chiaro che ora Pescara vuole tenerti in Serie A, ti offre anche il quintetto. Ci stai pensando? È ancora presto? Certo, ci sto pensando, devo parlare col procuratore, con l'allenatore, col presidente e sarà una trattativa lunga, diciamo. Che sorridi, chi c'è dietro le telecamere che ti fa sorridere? No, nessuno, non ti preoccupare. Tornando alla stagione, è stata una stagione che ti ha lanciato nell'elite del basket di Serie B, ti senti pronto per il salto di categoria? Beh, dopo due importantissimi anni in Serie B con l'amatorio, con questo grandissimo risultato, spero e penso di essere pronto per fare questo salto di qualità. Ci chiedevano come mai in diretta il bacio alla bordocampista di Bologna dopo la partita con Sansevero. Ora mi hanno scritto in tanti e mi hai scritto anche tu, ma siamo solamente grandi amici, ci conoscevamo da un sacco di tempo ed era felice per il traguardo in cui sono arrivato. Tu e Deustachio non sono d'accordo dietro la telecamera. Ecco perché sono dietro la telecamera.